Orchidea di Brasile, Orchidea della medicina per l'anima, mi ricordo sempre il libro, Orchidee numero 1, le Phalaenopsis, poi ci sarà il numero 2, Cattaria Cibidum e Vanda, che sarà pronto per Natale, e poi altri che faremo in seguito, le miniature, faremo, penso di fare 5-6 libri. Allora, la pianta di oggi, il libro qui costa 4 euro, sono 80 pagine, questo è solo sulle Phalaenopsis. E lo potete trovare qui l'orchideria su Amazon. Questa è la Pleurothallis sertulareoide. Adesso comincia a fiorire, vedete c'è qualche fiorellino qua, non so se si vedono. Poi vi ho fatto una foto col macro che lo metteremo su nella copertina del canale del video. Fiorisce adesso in autunno, poi un sacco di questi piccolissimi fiorellini. È una pianta tappezzante, quando viene grande è bellissima perché fa un tappezzante e si riempie di questi piccoli fiorellini. Viene dall'America centrale, è una pianta piuttosto da temperato fresco, è una pianta miniatura, sono quelle che chiamiamo orchidea degli scemi, abbiamo fatto dei video sulla storia dell'orchidea degli scemi, perché si chiama così. Va bene, la Pleurothallis sertulareoide, ma di pleurotallidine ce n'è una marea, Adesso sono circa 6.000 specie, ce n'è ancora tantissime da scoprire, soprattutto quelle piccole piccole. Oggi volevo dire che noteremo più le piante da caldo, visto com'è le previsioni qui per l'autunno, per l'inverno, con il costo del riscaldamento, dell'energia. Per cui abbiamo deciso, perché le Phalaenopsis bisogna tenere minimo 18 gradi. E dobbiamo tenere come minimo la parte qui in alto 15 gradi e sotto sui 10. E poi se vediamo che diventano le cose molto difficili, chiuderemo la metà sera di là, portiamo tutto di qua e cerchiamo di fare temperature di sopravvivenza, perché non so come sarà adesso, Perché qui arriva fuori. Io, noi solitamente d'inverno spendiamo sui 10-12 mila euro l'anno di riscaldamento. Quei prezzi attuali dovrebbero spendere al minimo 50.000-60.000. E come si fa? E forse anche 100.000, perché si parla anche di 10 volte il prezzo. Non è possibile, non si può andare avanti così. Ma il problema non è tanto quello, cioè se al massimo teniamo tutto in quella sera qua, cerchiamo di fare temperature di sopravvivenza, anche se non fioriscono, basta sopravvivere. Ma il problema è a chi le venderemo le orchidee? Perché se andiamo avanti con questi prezzi così tutto aumenta, la gente, chi è che compra le orchidee più? Perché avranno da pensare ad altro, ci sono altre priorità più importanti, Perché va bene l'orchidea che è una medicina per l'anima, ma soprattutto bisogna mangiare, bisogna primare soprattutto prima di, come diceva qualcuno, prima un vivere, secondo filosofare. Per cui, adesso basta Phalaenopsis, ok, da domani.